sono Gianmarco e oggi, visto che ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno, Happy New Year, Merry Christmas e Hare Krishna e tutto quanto il resto della mercanzia, volevo fare una compilation di video horror più spaventosi del 2019 per chiudere la faccenda in bellezza e cominciare il nuovo anno con un sacco di ansietà in più, e chi si è visto, tricaballacca e tutto quanto il resto. Quindi oggi ho raccolto una serie di video che voglio vedere insieme a voi, valutare, raccontarvi quello che c'è dietro tutti questi video, il perché mi hanno sconvolto e il perché probabilmente vi sconvolgeranno. Quindi se questo genere di video vi piace, mettete un pollice in su e ricordatevi di iscrivervi al mio canale, perché se volete ne farò molti altri. Quindi partiamo immediatamente con il primo video. Questo l'ho recuperato da Reddit. Se non sapete cos'è Reddit, è praticamente un forum e il tizio decide di creare un nuovo topic dove posta questo video. Dice che è stato registrato a casa sua, dove vive da 2 anni con suo fratello, e a un certo punto in queste scene c'è letteralmente la luce che va e viene. È strano, è curioso, potrebbe essere semplicemente un problema di corrente o forse non hanno pagato la bolletta della luce. La situazione si fa molto più inquietante precisando l'elemento che quella casa ha avuto una storia di fenomeni paranormali molto lunga. E vabbè, la luce va e viene, lampeggia e questo e quest'altro, ma ve lo dico con i brividi, se voi guardate l'interruttore della luce si vede che letteralmente si muove, raga, si abbassa, si alza. È da brividi questa roba. Questa roba è all'inizio, io vi giuro, continuo a dire vabbè dai, che se ne frega, la luce che va e viene, cioè può essere semplicemente uno sbalzo di corrente. Ma quando noti l'interruttore che si alza, si abbassa, cominci a domandare, c'è veramente qualcosa in più in quella casa? Non ne ho la minima idea. Fatemi sapere voi giù nei commenti cosa ne pensate, perché a me sembra una chiara evidenza di poltergeist. Video come questi, inquietanti, inspiegabili, è pieno l'internet. Ma credo che il 2019 sarà ricordato come l'anno rivelazione per quanto riguarda i fenomeni paranormali registrati a casa Watts in Colorado. Questi documenti sono forse quelli più sicuri, accertati ed eclatanti per quanto riguarda le manifestazioni paranormali della storia, proprio perché sono stati registrati dalle telecamere a corpo della polizia del Colorado. Quello che è successo a casa Watts è terribile e io non voglio entrare nei dettagli, ma il padre di famiglia, preso da un raptus, decide di uccidere la moglie ed entrambe le figlie. E i seguenti video sono stati registrati quando al tempo non si sapeva ancora quello che effettivamente era successo in casa Watts. Uno dei video più importanti per quanto riguarda le manifestazioni paranormali a casa Watts è stato registrato da 2 donne che, entrate all'interno della casa per indagare, loro stesse torneranno a casa dicendo che in quella casa c'è qualcuno. Appena entrate nella scala si riesce a vedere un'ombra che per qualche frammento di secondo scende le scale. Sembra quasi l'ombra di un bambino o di una bambina. Queste clip sono al 100% reali e non modificate. Queste 2 donne registreranno degli EVP multipli e completamente inspiegabili grazie alle loro telecamere. Questi EVP sembrano arrivare direttamente dalla voce della signora Watts, Shannon Watts. So there's your attic access right there. Una delle figlie morte per mano del padre si chiamava proprio Sissi. La riusciamo anche a sentire dire: questa è casa nostra. So there's your attic access right there. Le 2 donne che stanno investigando all'interno della casa sembrano quasi non sentire effettivamente quei rumori, quelle voci, sembrano non vedere quelle ombre. Però a un certo punto loro stesse restano sconcertate dall'udire questo. La risata di un bambino, o meglio la risata di una bambina. Invitano il cane che è lì con loro a indagare, perché sembra quasi che ci sia un giocattolo che sia in funzione o qualcosa, ma non trovano niente e se ne vanno dalla casa completamente sconcertate. Le indagini a casa Watts non terminano qui, perché più volte verranno chiamate le forze dell'ordine dai vicini di casa. Le segnalazioni sono sempre uguali. I vicini di casa sostengono che all'interno di casa Watts ci sia una donna. Qui ho messo altre scene di fenomeni paranormali completamente inspiegabili che sono stati registrati a casa Watts. E onestamente voglio sapere voi giù nei commenti cosa ne pensate.
È effettivamente questo il documento più importante della storia per quanto riguarda le manifestazioni paranormali? Il prossimo video è stato registrato dalle telecamere di sicurezza di un asilo nido. Queste riprese sono state effettuate di notte senza i bambini. Quindi signor YouTube, in questo video non ci sono minori, non demonetizzate il mio video. Un addetto alla sicurezza a un certo punto si accorge che qualcosa di strano e qualche rumore comincia a arrivare proprio da quella sala, la sala dei giochi. Uno dei tricicli comincia a muoversi. Letteralmente, raga, si sta muovendo. I pedalini si muovono. Forse per colpa di un mini fantasma. Cioè, è da restare basiti, anche perché la ripresa è stata fatta direttamente allo schermo delle telecamere di sicurezza. E raga, guardate come lentamente si muove questo coso. È da brividi, è pazzesco. Ok, non avevo visto questa parte. Si è rovesciato. Cioè, voi vi immaginate essere un genitore che ha uno dei bambini che va a scuola lì? Maria del Signore. Vai tesoro, ti mando a scuola con un K2. Quest'altro video sono riuscito a recuperarlo da TikTok. Trovo il video di questo ragazzo che comincia a riprendere la zona di security di questo ufficio. Insomma, le luci vanno e vengono, un casino, un bordello. Lui riprende tutto quanto perché pensa a degli sbalzi di corrente, giustamente. E poi a un certo punto, bam! Una delle porte si chiude, raga, è da restare basiti. Cioè, il TikTok infestato, il TikTok in mezzo. Boom! Guys, there's some shit in here. Oh, fuck that! Però ogni volta che lo rivedo, cioè, è da rimanere veramente sconcerti. Anche perché lui poi cosa fa, giustamente? Prende e se ne va. Le luci vanno e vengono, manco fosse Las Vegas. Lui poi ha pubblicato altri TikTok dove spiegava la situazione. Anzi, sembra quasi veramente molto a disagio. È perché anche lui stesso stenta a credere di quello, a quello che ha visto. Questa clip mi ha lasciato abbastanza sconcertato, perché vi voglio raccontare com'è che è stata registrata. 2 anni fa nelle Filippine, alcune ragazze che studiano cinema decidono di registrare alcune clip. Una di queste scene di backstage la pubblicano su Twitter 2 anni dopo, dicendo: ancora ad oggi questa scena per me rimane inspiegabile, perché si vede una delle ragazze esce dalla porta e dice: oddio, chi è che ha aperto questa porta? Ed effettivamente zoomando si vede che la porta si apre da sola, non è lei che la apre. E ve lo dico, veramente ho la pelle d'oca. E quindi loro dicono: ancora ad oggi noi non abbiamo una spiegazione. Fatto sta che questa clip diventa virale su Twitter e alcuni cominciano ad analizzarla. Facendo delle analisi, raga, questa cosa, questa massa, questa ombra si vede nello sfondo dietro la ragazza. È forse la stessa ombra che effettivamente ha aperto quella porta? Siamo in una scuola degli Stati Uniti, qui il nostro autore è un addetto alla sicurezza che, allarmato da alcuni rumori, decide di prendere il cellulare e cominciare a girare un video. A un certo punto la scena cambia completamente e prende un'altra piega, perché un'ombra sembra apparire da dietro l'angolo. L'uomo si spaventa e quando va a controllare non c'è niente. Qui al rallentatore potete vedere quella scena ed effettivamente quello che sembra essere stato ripreso è un'ombra umana, forse quello di una ragazza, forse la stessa ombra della ragazza che in quella stessa scuola un anno prima si era tolta la vita. Quest'ultimo video è abbastanza inquietante perché l'autore è uno youtuber e in uno dei suoi video racconta che da ormai 2 anni continua a sentire degli strani rumori provenire da una botola che porta al piano superiore di casa sua, la soffitta, che si trova all'interno dell'armadio di casa sua. Lui dice che durante la notte ripetutamente sente questo rumore, qualcuno che cerca di aprirla, qualcuno che sta grattando, e la sua teoria è che sia in realtà il vento. E quella stessa notte decide di piazzare una telecamera lì che riprende tutto quanto il tempo, per tutta la notte, quella porta all'interno del suo armadio. Inutile dirlo, registra effettivamente qualcosa di completamente inspiegabile. Quella porta comincia a tremare fino a sembrare quasi ad alzarsi da sola. Inutile dire che dopo aver visto questo video, il ragazzo in questione ha deciso di prendere dei chiodi e chiuderla per sempre. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate per quanto riguarda questi video. Vi hanno spaventato, vi hanno sconvolto? Se volete più informazioni, comunque le mie fonti le trovate giù in info box. In ogni caso ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, così so che ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video di martedì alle 15, di sabato alle 10.30 e tutto il giovedì, ma questo non sa mai nessuno. E vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao!